Buon salve e benvenuti in questo nuovo video! Come state amici miei? Fatemi un po' sapere. Io devo dire tutto bene e preparatevi perché oggi sono qui per un nuovo vlog e vi porterò con me in un'avventura molto 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 bella. È venerdì 12 novembre, sono le 12:16 e questa mattina non ho vloggato perché non ho fatto niente di che. Ho seguito le lezioni di scuola e tra l'altro volevo farvi sapere che mi sto appassionando un sacco alla filosofia. Fino a un paio di anni fa era la mia materia proprio odiata, cioè non mi piaceva per niente. Adesso sto facendo Hegel, un sacco di cose interessanti e devo dire che Vale filosofa sta apprezzando la materia. Guardate che carini i miei appunti. Però voi giustamente starete dicendo: Vale, ma non me ne frega niente della filosofia, perché stai vloggando? Sto vloggando perché questa sera partirò per una città europea, perché ho voglia di visitare, di viaggiare, di scoprire nuovi posti e quindi insomma ho deciso di portarvi con me, ma non vi svelo ancora qual è la città in questione perché voglio che sia insomma un effetto un po' surprise. Posso però dirvi che la città in questione è una tra queste, quindi Firenze, Cannes, Atene, Amsterdam, Roma, Lucerna, Praga, Ginevra, Zurigo, Parigi, Mosca, perché per sceglierla ho girato la ruota, è uscita questa città in questione e quindi insomma ho preso i voli e a caso parto all'avventura. Comunque volevo farvi sapere che sono molto euforica perché ho ricevuto il primo calendario dell'avvento di quest'anno e non vedo l'ora di aprirlo, di aprire tutte le caselline perché adoro, cioè che bello, sta arrivando il Natale e quindi ovviamente come ogni anno i Valemas. Ehehe. Comunque ho pure già fatto la valigia, però diciamo che c'è un problemino perché ho solo il bagaglio a mano e quindi ho dovuto lasciare a casa tutti gli shampoo, profumi, deodoranti eccetera, quindi devo comprare tutto quanto quando arrivo sul posto e mi piange il cuore perché non posso portare il mio profumo di fiducia che mi porto sempre ovunque perché altrimenti me lo buttano. Mi è già successo una volta che me l'hanno buttato via, mi stavo per mettere a piangere, quindi per questa volta non lo porto, almeno evito di fare danni. Ragazzi, dibattito di grande importanza politica, voglio parlarvi delle carote perché secondo me sono troppo sottovalutate, cioè come snack così le carote crude spaccano, eh. Io mi ricordo che quando ero piccola, quando ero alle elementari, andavo sempre da una mia amica, dalla mia vicina di casa, a fare le serate cinema, quindi guardavamo film, cartoni animati eccetera e chiedevamo a sua mamma di portarci popcorn. Lei era tipo una tutta salutista eccetera e quindi ci portava le carote al posto dei popcorn e noi ci mangiavamo chili chili di carote mentre guardavamo la TV devo dire che sono la svolta, quindi mi raccomando ragazzi, mangiate le carote che fanno bene. E poi mia mamma mi diceva sempre anche che fanno bene alla vista e penso sia vero, quindi mangiatele, mi raccomando. Ovviamente la mia Kodak, la mia macchina fotografica analogica, verrà con me perché voglio immortalare tutte le avventure. Eccomi qui amici, sono in radio nella mia solita puntata, oggi venerdì quindi parleremo un po' di tutto, musica, un sacco di cose. E qui c'è la mitica chat che saluta e dice ciao vlog. Yeah. Radio finita, mi sono fermata all'Esselunga a prendere un paninozzo tattico e adesso si torna a casa per recuperare le valigie perché poi si parte. Aggiornamento amici, sono le 7:30, quindi sono passate un po' di ore e ce l'ho fatta ad arrivare qui in aeroporto dopo un bel po' di disagi, perché ovviamente vi pare, non c'è Vale senza disagio. Avevo il treno da Stazione Centrale a Malpensa alle 17:25, però c'era un sacco di traffico, quindi sono arrivata proprio tiratissima al pelo. Ho fatto una corsa che manco Usain Bolt ai tempi d'oro e sono arrivata quando il treno stava partendo, proprio un classico della mia vita, e quindi ho dovuto aspettare quello dopo. Adesso sono arrivata qui in aeroporto, ho fatto il check-in e ovviamente l'allarme è suonato, quindi mi sono sentita pure una criminale, mi hanno fatto i test antidroga, io tipo bro non mi drogo, tranquillo. E adesso devo cercare una presa, un posto dove caricare il telefono perché ho il 5% e sarebbe un po' disagiante rimanere col telefono scarico così a Malpensa. Però vabbè, disagi a parte, tutto bene, non vedo l'ora di volare nel cielo infinito. Tra l'altro io sono qui in aeroporto su delle scale a caso, che niente, che vloggo, che canto, ci saranno le persone sopra che mi guarderanno male, ma fa niente. Si parte amici, si parte. Ho solo un po' di ansietta perché ho dovuto lasciare il mio bagaglio a mano, quindi il mio trolley, fuori dall'aereo perché lo vogliono imbarcare insomma nella stiva. E però l'ho lasciato lì abbandonato, quindi spero che arrivi, altrimenti mi arrabbio, ok? Sono le 10:30 e sono arrivata sana e salva. Non so perché, ma mi viene sempre la malsana idea di mettermi a correre su sti cosi o tipo di sedermici sopra perché sono troppo carini, cioè girano. Ditemi che non sono l'unica. Comunque sì, tutto chiaro, capito tutto, veramente veramente spiegato in modo eccellente, sì. Ce l'ho fatta, è quasi mezzanotte, sono arrivata in hotel e posso svelarvi che sono a rullo di tamburi.
raga, non vedo l'ora di vedere la città perché ci sono passata prima in taxi e mi sembra super super bella. Non so, mi ispira tantissimo, quindi sono super contenta di essere qui. E ho scoperto che qui hanno, cioè non hanno l'euro, ma hanno la corona ceca, che tipo 400 corone sono 15 euro. Infatti non si capisce niente, perché magari, non so, vuoi prenderti una pizza e ti trovi 600, pensi oddio quanto costa, in realtà è normale. E niente, questa è un po' la situazione. Tranne che il taxi dall'aeroporto all'hotel per 20 minuti 50 euro. Cioè, anche meno, bro. Comunque ho fatto tipo il furto di tutte queste locandine per capire cosa fare nei prossimi giorni. Tipo questa per i giri in barca, questa generale, questa qui per uno show tradizionale, questo tipo una cena storica, vabbè, vedremo. La stanza è fatta così, devo dire, super super carina. Soprattutto la televisione è gigante, cioè big. Però c'è una cosa alquanto strana, ovvero il bagno, che è tipo scomposto in tre pezzi. Cioè il lavandino da una parte, la doccia dall'altra, il gabinetto dall'altra, così a caso. Cioè tipo qui c'è il lavandino davanti all'entrata, qui in questo stanzino minuscolo c'è il gabinetto e in quest'altro stanzino la doccia, così. E niente, adesso mi metto un pochino al computer a vedere qualche posto da visitare nei prossimi giorni, i luoghi tipici, cibi eccetera, perché sapete che quando visito una città nuova mi piace immergermi nella cultura al 100%. Infatti voglio anche provare a chiedere a qualcuno di insegnarmi qualche parola, insomma, in ceco, penso si dica, sì. E niente, quindi questa è la mia serata, anche perché è già tardi, è tipo già mezzanotte, e noi ci vediamo domani. Ciao belli! Mua! Buongiornissimo amici, oggi primo giorno a Praga. Spero di non morire di freddo perché fa abbastanza freddo qui. Questo qui è l'outfit di oggi, metto i leggings di pelle come suggerisce Bello Figo, la maglietta questa qui bellissima tipo tie-dye acquarello blu abbinata alle scarpe, mentre i pantaloni sono abbinati alla giacchetta sempre di pelle. Qua ragazzi, sono stile, sono stile. Eccomi qui, poi ovviamente metto sopra una giacca perché altrimenti veramente rimango ibernata qui a Praga per sempre, così. Yeah. Inizia il giro per la city e devo dire che fa freddo, però non troppo, quindi sopportabile. Questo è il Prazna Brana, che è tipo una porta medievale gotica ristrutturata. Ovviamente l'ho letto, non ci sono arrivata guardando la struttura, però facciamo finta che io sia una specialista. Comunque qui è pieno ovunque di matriozche. E devo dire che sono carine, però mi mettono un po' ansia. Cioè questo faccino che vi fissa non vi mette un po' ansia? Secondo me, boh, sono abbastanza inquietanti, però molto carine. No vabbè raga, guardate che fighi, ci sono anche le matriozche tipo di personaggi, di altri personaggi famosi, ad esempio giocatori del Milan, Inter, Juve. E questi sono tipo, questi sono i prezzi in corona ceca, quindi sono 690 corone ceche che sono 27 euro, quindi è tutto un bug, però veramente bello. Di qua ce ne sono altre con altri personaggi, c'è Harry Potter, Big Bang Theory. Bellissimo raga, bellissimo sto negozietto. Questa è la piazza della città vecchia di Praga e devo dire che mi piace un sacco il mood, cioè le casette sono super carine, poi in giro è pieno di bancarelle con le lucine eccetera, e quindi niente, molto molto bellino. Poi è pieno di questi, insomma, queste costruzioni gotiche eccetera, veramente veramente spacca. Bellissimo raga, questo è l'orologio astronomico, che è tipo un orologio che funziona in base, insomma, all'ellissi solare, tutte queste cose. Però è bellissimo in generale, insomma, le costruzioni sono tutte nei minimi dettagli curate, è veramente veramente carino. Ragazzi, ho trovato ufficialmente il mio paradiso. Sono anche gli omini di pan di zenzero di Peppa Pig, bellissimo. Ho preso un mini omino di pan di zenzero. Passiamo all'assaggio perché penso di non averne mai mangiati nella mia vita, o forse uno, però non mi ricordo il gusto, quindi 3, 2, 1, gli stacco la testa. Buono, molto speziato, però devo dire che spacca, poverino, gli ho staccato la testa. Adesso vi faccio vedere il Ponte Carlo. È super super carino, qui c'è anche tutto il fiume con le barchette che portano i turisti, insomma, in giro. E poi da qua si vede tutta la città. Adesso c'è un po' di gente, quindi è un po' complicato, però di là si vede tutta la città, super carina. Onestamente raga, penso di amarli, bellissimi, soprattutto lui.
sono venuta in un ristorante tipico di Praga, mi stanno guardando un po' tutti male, però tralasciamo, e qui bevono tutti la birra perché è una cosa super tipica del luogo, però a me non piace, quindi no. Però sto per provare il gulac, che è tipo un piatto tipico, insomma, della Repubblica Ceca, ed è dello spezzatino di carne, se non sbaglio, con degli gnocchi di pane. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è il piatto in questione, questi sono gli gnocchi di pane e questa è la carne. Non lo so, a vederlo, boh, adesso lo proviamo. Sono pronta, 3, 2, 1. Buono, è spezzatino, però buono. Sono strani gli gnocchi di pane perché sembrano tipo una spugnetta, però devo dire che non è male, soprattutto la salsa è buonissima, quindi gulac approvato. Per dessert invece ho preso lo strudelazzo di mele con ovviamente il gelatozzo tattico, che è sempre immancabile. Sarò sincera, il gulac era buono ma niente di speciale perché era mollica di pane con spezzatino, però questo strudel, vi giuro, è la cosa più buona del mondo e niente, lo mangerei a vita. Mi è venuto un infarto leggendo il conto perché ho visto 578, mi dico: come ho fatto a spendere 500 euro di carne e gnocchi di patate? Poi mi sono resa conto che è la corona ceca. Comunque 578 corone cieche sono tipo 25 euro ed è stranissimo, cioè pensate loro che, non lo so, vengono in Italia e vedono brioche 1 euro e loro la pagano di solito 200 corone, cioè è strano il rapporto così sballato. Però devo dire che ci sta. Per fortuna ho portato questo giaccone qui pelosino perché è la mia salvezza, vi giuro, se no schiatterei di freddo. Invece si sta bene. Dopo esserci stata a Londra e ad Amsterdam, anche qui museo delle cere. Da una parte potete vedere la persona più intelligente del mondo e dall'altra Albert Einstein. Ha. Ma chi si rivede? Il mio caro amico Justin. Ciao amore, come stai? Comunque è basso, eh? Io sono alta quasi come lui, perché in teoria dovrebbero essere anche dell'altezza reale di cui sono le persone. E sono alta come Justin Bieber, praticamente. Ciao bello. Ma qui abbiamo Lady Gaga, bellissima. E qui invece Michael Jackson. Ehi, brother. Ehi, brother, come va? Raga, c'è anche Vin Diesel. Ciao bello. Marilyn, ma che stai facendo? Cioè dove guardi? Boh, lei così, persa. Che figata raga, da qui sembra una sedia completa e invece nella realtà ci sono solo i quattro gambi qui così a caso e lo schienale, insomma il posto dove si appoggia il sedere, giganti, mentre visti da là sembra una sedia normale. Qui ci sono un sacco di giochi sparsi di bambole, però se lo guardate da qui diventa una faccia. Bellissimo. Questo invece è un insieme di scarpe ammassate e se lo guardate da qui, assurdo, diventa una faccia. Mi sembra tipo Art Attack, perché facevano sempre le cose con i teli eccetera che diventavano facce ed è bellissimo, cioè sono scarpe, sono semplicemente scarpe. Qui ci sono computer, stivali, boh, ammassi di ingranaggi e macchinari vecchi e se lo guardate da qui, un'altra faccia, cioè è geniale. Questi sono un trip pazzesco perché sono delle piramidi, diciamo, colorate. Però se ci passate da davanti, sembrano dei corridoi. Cioè, aiuto, non ci capisco niente. Questa raga è una figata perché si può scrivere con la torcia del telefono. Cioè, con la torcia puoi disegnare. Ho scritto buon salve. Yeah, bellissimo. Comunque ho fatto anche un po' di fotine molto belle oggi, quindi ve le faccio vedere. Queste due sono sul Ponte Carlo. Poi c'è questa qui del Museo delle Illusioni, dove io sono minuscola sulla sedia. Questa dove giustamente strappo il muro. E questa dove butto giù un tizio fuori dalla finestra, che sarebbe la defenestrazione di Praga. Pure una chicca storica. Signori e signori, un applauso all'organizzazione di Valeria Vedovatti, perché mi sono addirittura portata una ring light a Praga. Comunque questo qui è il make up terminato. Ho messo un po' di ombretto, un po' di eyeliner. Ormai Valeria Ferragni è una specialista. Ho fatto i capelli lisci, ho messo questo vestitino super carino che è tipo a maglioncino, insomma il materiale pesante, quindi va bene anche per temperature fredde. E sotto ho messo le calze, che alcuni chiamano collant ma noi in Svizzera chiamiamo ghette, quindi fatemi sapere come le chiamate voi, io le chiamo ghette. E poi ai piedi, non so come farveli vedere, gli stivaletti bianchi. Yeah. Sono pronta, let's go. Sono venuta a cena al thailandese che amo alla follia e ho preso il curry con i gamberetti, il riso e le verdure. Guardate che meraviglia, vi faccio sognare. Io amo i gamberetti,
qui c'è anche l'insalatozza e il riso. È 00:07, sono appena tornata in hotel e devo dire che Praga la sera molto carina. L'unico disagio è che pioveva, e sapete che io sono meteoropatica, odio la pioggia, mi dà fastidio anche perché mi ero fatta la piastra liscia, bella, e con la pioggia divento poi un barboncino, quindi insomma per questo non ho ripreso molto. Però devo dire che mi è piaciuto sia il thailandese, buonissimo, infatti ho mangiato come una balenottera, e sia la città, insomma, molto molto carina. Unico disagio, stranamente, perché sapete che la mia vita senza disagi non può andare avanti, ho preso un bicchierino, perché io faccio la collezione dei bicchierini di tutti i posti in cui vado, e niente, quindi ne ho trovato uno super bello dopo tutto il giorno che lo cercavo. L'ho preso in ascensore, mentre salivo mi è caduto il sacchettino, e quindi ora è così. Questa è la fine che ha fatto il mio povero bicchierino. C'è pure un liquido, perché era ripieno di un liquido verde tipo decorativo, e niente, tutto in mille pezzi, e sono molto triste perché ci tenevo tanto al mio bicchierino. Sad story. Io mi sono struccata, sono molto molto stanca, quindi ora andrò a dormire. Vi auguro una buonanotte e ci vediamo domani per il day 2 qui a Praga. Mua, buonanotte. Buongiorno amici, oggi Praga giorno 2. Mi sono già segnata la lista di tutto quello che vorrei vedere oggi, quindi il castello, il muro di Lennon, la casa danzante, la malastrana, la cattedrale, insomma sono un bel po' di cose ancora da vedere, sono molto gasata. E niente, ora mi cambio, mi vesto ed esco subito, anche perché sono già le 10 e stranamente non so perché in questi giorni sto dormendo più del solito. Di solito sapete che mi sveglio alle 6:30, 7 così di mio, in questi giorni sto riposando di più e direi che non è un male, quindi adesso mi cambio e poi esco subito. Ragazzi, ho appena letto Prague Christmas Shop, quindi ci devo entrare palese. Negozietto super super carino, ho preso una pallina di Natale di Praga, vi metto qui la foto però dopo ve la faccio vedere meglio. E niente, sono molto molto soddisfatta di questo acquisto perché io e il Natale, sapete, siamo una cosa sola. Amici, sto per provare il famoso trlo, però abbiamo incontrato degli italiani fuori da questo negozietto che ci hanno detto che non è proprio buonissimo, però io sono convinta di provarlo e vi farò sapere. Lo prendo con il gelatozzo tattico e le fragole, forse anche l'Oreo, però vediamo se renderlo proprio ciccioso al 100% o no. How do you pronounce this in your language? Trdlo. Trdlo? Ok, eccomi qui amici, questo è il mio trdlo e l'ho preso con, vabbè, ovviamente la base, c'è il cioccolato, sopra il cocco, il gelato, le fragole e sopra gli Oreo. È tipo la cosa più bomba del mondo, però sono molto curiosa di provarlo. Pronta all'assaggio. Buono. Ci sta, niente di assolutamente particolare, tipo una brioche con gelato e robe dentro, però devo dire che ci sta, buono. Poi onestamente dove c'è il gelatozzo tattico è buono tutto. Adesso sono al muro di Lennon, che è tipo un muro pieno di graffiti super carini, e ho anche fatto questa foto che devo dire è venuta bene. È un po' dispersiva perché il mio maglione è la cosa più colorata del mondo e il muro pure, però devo dire che è venuta bene. Sono davanti a una parte del castello di Praga che è bellissimo, cioè fatto veramente bene, e lì ci sono le guardie tipo immobili, ferme come dei sassi. Sono tornata un attimino in hotel per riscaldarmi perché vi giuro ero un polaretto lì fuori, non riuscivo neanche più a parlare per il freddo, perché dovete sapere che io lo soffro un sacco, cioè il caldo poco, ma il freddo veramente sono super super freddolosa. Comunque sono passata anche a recuperare il bicchierino che ieri mi si era rotto, che è questo qui molto molto bello con questo liquidino verde molto insomma strano. E poi vi voglio far vedere anche la pallina di Natale che ho preso di Praga, perché non vedo
vedo l'ora di metterla sull'albero di Natale con voi nei Valemas. Manca poco poco al Natale, sono felice. Sono le 19.44 e sono qui per flexarvi un nuovo acquisto molto molto bello, stavolta utile, quindi non potete rimproverarmi nulla, perché ho preso queste calzette super carine con tutto il pelo dentro per tenermi caldo, perché appunto, come vi ho già detto, sono super freddolosa, quindi queste mi salveranno quest'inverno. Comunque sto già per riuscire, perché sto per andare ad una cena tema medievale, quindi ci sarà tipo uno show ambientato nel Medioevo, tutte le portate di cibo, di cena, eccetera, e sono molto molto gasata per questa cosa, quindi non vedo l'ora di portarvi con me. Qui alla cena medievale, come avete visto dalle clip precedenti, sono andata un attimo in bagno e vi giuro è bellissima l'atmosfera, anche perché non è che si è in tavoli singoli, si è in tavolo con altre persone, quindi è proprio bello il mood, perché sono persone di altri paesi, quindi abbiamo davanti gli inglesi, di là i francesi, è veramente bella l'atmosfera. Poi i camerieri sono tutti travestiti con abiti medievali, anche le scarpe a punta. Quindi niente, sono molto contenta, adesso non vedo l'ora di proseguire perché abbiamo mangiato solo l'antipasto e ci sono 5 portate, quindi let's go! Cena medievale appena finita, vi giuro bellissima, mi sono divertita un sacco perché l'atmosfera era super bella e in più anche il cibo, ci hanno portato un sacco di cose, tra cui anche un pollo gigante, infatti sto esplodendo, sono pienissima, però veramente esperienza super super consigliata, sia per il cibo che era tanto e buono, ma anche l'atmosfera, soprattutto l'atmosfera, veramente un'esperienza particolare di quelle che ti ricordi, capito? Magari vai in un ristorante bello, buono, ok, ci sta, però è classico, invece queste cose te le ricordi, quindi sono contenta, sono contenta. Eccomi qui tutta struccata e in pigiama perché sto per andare a dormire, visto che domani si torna a Milano perché è lunedì. Mi dispiace un po' perché mi sono innamorata di Praga, vi giuro, una città bellissima, però sono molto contenta insomma di come è andato questo weekend. È vero, 2 giorni sono pochi per vedere una città, però se te li vivi bene intensamente sono abbastanza. Io amo fare queste avventure, insomma, toccata e fuga, prendere e partire, e spero di farne tante tante altre in futuro, ovviamente di portarvi con me. Fatemi sapere se siete mai stati a Praga e se ci verreste dopo aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Vi voglio tanto bene, fatemi sapere in quale città vorreste che vi portassi con me. Ciao belli! Muah!